যারা এখানে লং টাইম ধরে বসবাস করে এবং তারা মাফিয়ার সাথে জড়িত, তারা বাংলাদেশ থেকে এগ্রিকালচার নলেজটা দিয়ে তারা হাজার হাজার লোকজন ইটালিতে আনিছে, এবং আনার পরে তাদের এক একজন, আর বিশেষ করে হালিম, তার চারটে ফ্যাক্টরি, এবং সেখানে তাদেরকে সে শ্রমিকদেরকে hanno fatto straordinario tutti i giorni, tutte le settimane, lavorato nei giorni festivi, 12 ore al giorno. Ci sono gli estremi anche per reati molto gravi. La tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù. একদিনে তারা 13 থেকে 14 ঘন্টা করে কাজ করাচ্ছে, সকাল 7:30 থেকে রাত্রে 9:30-10:30 পর্যন্ত কাজ করায়, শুধু রবিবার 5 ঘন্টা অথবা 8 ঘন্টা ডিফারেন্স। Uno titolare bangladese, nome di Halim. Halim. Halim, che in realtà è solo il capo di tutta un'organizzazione su base prevalentemente familiare, li ha portati in Italia. Una volta arrivati a Fiumicino, un suo uomo di mano li ha prelevati direttamente, portati a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, li hanno fatti alloggiare in un appartamento di loro proprietà e li hanno fatti lavorare nelle loro fabbriche tessili, che sono sostanzialmente dei capannoni in cui venivano rinchiusi a chiave la mattina e rilasciati la sera. Diciamo, parliamo quindi 12 ore al giorno, chiusi a chiave, senza garanzie di sicurezza, senza misure antincendio, con la promessa di uno stipendio di 1000 euro al mese, quando in realtà ne ricevevano magari 300, da cui poi venivano tolti 80 euro al mese per l'affitto in questo appartamento di proprietà del padrone. Halim non è pagato niente, nessuno è persone, anzi loro non possono stare tranquillamente in Napoli. Non sono soltanto Halim, ma Halim hanno raccogliato anche tanti amici, perché loro sono collegati con mafioso. Loro e le hanno paura perché devono ammazzare, perché erano meschino, non c'è nessuno di documenti e quindi non possono stare lì tranquillamente, non possono cercare un'altra parte per lavoro, per vivere. Eccomi, si caro, তার মধ্যে এই একজন, তাকে অলরেডি বাসায় ডেকে নিয়ে টাকা দেওয়ার কথা বলে বাসায় নিয়ে তাকে পিটাইছে, তাকে মারিছে, 5-6 জনের মিলে তাকে মারিছে, এবং ইমদাদুল পাশাপাশি যারা এই হালিম যাদেরকে নিয়ে আসে, আসার পরে তাদের নলেজ এবং পাসপোর্ট বই রেখে দেয়, বলে কি যে এই 6 মাসের ভিসা আছে, এতে তোমাদের সমস্যা, বাইরে গেলে সমস্যা হবে, এরা তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না, তোমরা পরবর্তীতে। All'inizio ancora si fidavano di questa persona che aveva preso i loro passaporti dicendo: dammi i documenti, ti faccio avere il permesso di soggiorno, non ci sono problemi, io in Italia sono ricco, ho tante fabbriche, il che è vero, non ho problemi a farti avere il permesso. E in questo modo loro si trovavano senza passaporto, senza più il biglietto aereo che testimoniasse il loro viaggio, e quando provavano a chiedere il dovuto, cioè la somma promessa, i 1000 euro al mese, minacce di denuncia alla polizia, perché loro sono clandestini e il loro sfruttatore non è clandestino, minacce e a volte anche pestaggi, chiaramente. A volte si hanno dei polizia che si gassano che non sanno che le hanno detto che poi l'accesso che sono stata facendo o che la polizia che si è আমাদের পুলিশের কাছে আমরা ফার্স্টে আমাদের ডকুমেন্টস নাই, আমরা ভাষা জানি না, তাই আমরা ফার্স্টে পুলিশের কাছে যাই নাই। যখন ত্রেফকে পাইছি তখন আমরা তাদের কাছে গেছি, হ্যাঁ, তাদের সহযোগিতায়, আইনানুগভাবে তাদের সহযোগিতায় আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। Allora, le prime persone che sono venute dall'associazione per ribellarsi sono quelli che avevano il permesso di soggiorno e quindi avevano maggiore facilità a sottrarsi a queste fabbriche, però questo poi ha portato alcuni di loro a prendere coraggio. Quando si è pensato di fare una manifestazione, questa persona è andata porta a porta, nelle case di tutti loro, a dire: se tu vai alla manifestazione non lavorerai più in nessuna fabbrica. L'ispettorato del lavoro dov'è? Le autorità che dovrebbero fare i controlli dove stanno? In tutti questi anni, perché parliamo di anni, sono cose che sono andate avanti per anni, e dove stanno non ci sono. Quindi o c'è una collusione o quantomeno c'è una forte negligenza.